cosa più bella a lavorare con adolescenti da tanti anni, anche i loro genitori, è che non si capiscono. Io, essendo mamma di due adolescenti e un bambino in arrivo, so quanto è difficile. Spesso i genitori arrivano e dicono: guarda, io non capisco niente di mio figlio, da un giorno all'altro non mi parla più. E invece l'adolescente dice: senti, Nan, i miei genitori non capiscono niente di me, poi non mi ascoltano. Quindi cosa ho fatto durante tutti questi anni qui? Ho raccolto tante storie di adolescenti diversi che scrivevano al loro diario. Noi abbiamo creato questo libro, infatti sono molto emozionata, che si chiama Quello che i ragazzi non dicono. Cosa trovi dentro? Non tutti i segreti di loro, però troverai tante tante storie diverse dove loro raccontano una storia verso un genitore, verso il loro diario. Parliamo di morte, parliamo di bullismo, parliamo di affrontare una nuova casa, una nuova città, affrontare le medie, affrontare le scuole in generale. C'è di tutto e di più dove loro raccontano le loro storie verso di voi genitori e noi come Unite rispondiamo con strumenti per gestire il vostro adolescente in modo migliore. Sono molto emozionata perché è un lavoro non di un mese ma di tanti tanti anni messo insieme per darvi più strumenti possibile. Essere genitore non è facile, essere genitori è una cosa di continua crescita. E io spero che con questo libro qui vi aiuto a crescere come io sto crescendo come genitore tutti i giorni.